amici di Fantascienza Today, ci troviamo a Bologna presso l'Ultima Avamposto, negozio che costituisce una tappa fondamentale per gli appassionati di fantascienza. Ma oggi siamo qui perché in questa sede Maddalena Antonini e Sandra Moretti presenteranno i loro ultimi libri, entrambi editi da Tabula Fati Solfanelli. Ciao, sono Maddalena Antonini e sono un'autrice di fantascienza. Ho pubblicato I girasoli di Shyamala. E saluto con grande affetto tutti gli spettatori di Fantascienza Today. I girasoli di Shyamala, il libro di Maddalena Antonini, è molto particolare, così come molto particolare è la sua autrice. Ma sentiamolo direttamente dalle sue parole, presentate da Vittorio Piccirillo. È un'avventura che parte da una situazione molto banale, dal rapimento da parte di una civiltà aliena di un paio di terrestri. Quindi una situazione proprio banale, retro, diciamo. Però da questo avvenimento, diciamo, di poca consistenza, si sviluppa poi tutta una storia che è complessa, cioè il libro è strutturato in crescendo, per cui veniamo a scoprire praticamente, per sintetizzare, il senso della vita dal punto di vista di ben due diverse civiltà aliene. E è un libro dotato di storia, di un certo divertimento perché ci ha messo elementi umoristici, non è pesante, e però trasmette anche una serie di messaggi di tipo filosofico mescolati all'avventura, almeno il tentativo era questo, per cui vi posso garantire che è divertente e basato soprattutto sulle prospettive diverse, quindi da parte di civiltà diverse dalla nostra, di intendere l'etica. Quindi questo era l'obiettivo di trasmettere dei messaggi attraverso la filosofia di vita, diciamo, di civiltà aliene. Raccontaci come sei arrivata alla fantascienza e come questo brano si lega a questa tematica. Allora, intanto premetto che ho scelto dei brani che non facciano capire quasi niente del romanzo apposta, proprio perché è tutta una serie di rivelazioni, per cui ho cercato di prendere cose che lasciano mistero. E allora, io ho scelto questo brano perché qui si presentano gli sciamagliani, che sono il primo popolo alieno, è una parte della loro presentazione, il primo popolo alieno che incontriamo. Ed è la prima idea che mi è arrivata anni fa, quando mi è venuta tutta la visione complessiva del romanzo. Allora, io volevo, per far finta di essere un intellettuale, vi citerò Platone, e volevo dire che io sono convinta che Platone aveva assolutamente ragione quando sosteneva che esiste un universo delle idee che viene prima di quello della realtà. Cioè, io sono convinta che esiste un mondo dove esistono le idee allo stato puro e che queste girano, volano e ogni tanto attraversano qualche persona, no? Quindi, per rispondere alla domanda di Vittorio, io non avevo nessuna intenzione di scrivere un romanzo, mi sono arrivate queste popolazioni aliene, queste idee, mi sono proprio arrivate in un modo casuale, in un momento in cui ero abbastanza allegra durante una vacanza con amici, e mi è arrivato questo flusso di idee e là ho detto, accidenti, devo approfittare, devo scriverlo assolutamente. Quindi per questo ho scelto la descrizione della prima città aliena, poi ce ne sarà un'altra. E appunto il modo con cui è arrivata questa cosa è assolutamente casuale, io lo spiego solo con questo flusso di idee che girano. E la cosa però che è importante, è, a me arrivano tante cose in testa continuamente, no? Non tutte sono, diciamo, utilizzabili per romanzi, questa lo è stata e voi non avete idea di quanto io mi sono divertita a trasformare queste cose in un racconto divertente, sempre con la visione di far divertire i lettori, per cui costruivo dei capitoli sulle battute, cioè mi era venuta la battuta di spirito, intorno ci facevo tutto il capitolo, proprio con lo scopo di non dare niente di pesante alle persone, ma dare qualcosa di leggero, e con l'occasione, non sapendo quanto avrei scritto nel futuro, cosa che non so tuttora, ci ho messo dentro tutto quello che potevo di scrivere fantascienza è come per un pittore avere a portata di mano tutti i tipi di colori possibili, tutte le tecniche possibili, mescolarle insieme, cioè proprio tutto in assoluto.
Quindi lo strumento della fantascienza secondo me è il migliore sia per esprimersi che per ricevere come lettrice quando leggi. E approfitto di avere questo spazio di parola per descrivere tre punti che sono toccati dal romanzo. Allora, a livello di concetti, il principale concetto che cerco di sviluppare in tutti i modi è quello dell'empatia. Cioè, empatia vuol dire mettersi nei panni degli altri, no? Come giustamente diceva Sandra, è molto interessante questa cosa doppia, ognuno di noi è un mondo e l'altro è un altro mondo. L'empatia è l'unico modo per riuscire a entrare minimamente in contatto col mondo dell'altra persona. E l'empatia in queste civiltà aliene ha un valore particolare, dopo attraverso la storia, le vicende, i problemi, diciamo, viene descritta in tutti i modi. E credo che ce ne sia un bisogno estremo nel mondo di adesso, perché crea collegamento e non crea divisione. Il secondo concetto sviluppato è quello dell'umorismo, che scarseggia in un modo drammatico nel mondo. Cioè, in realtà penso che tutti quelli che scrivono fantascienza hanno delle difficoltà ad accettare il mondo così com'è, no? Per cui si tende a cercare di creare altre cose. E l'umorismo entra nel romanzo nel senso che fa parte, è una caratteristica di una delle civiltà presenti, e l'umorismo ha la virtù enorme di alleggerire e far vedere le situazioni drammatiche da un'altra prospettiva, quindi è una grande virtù secondo me, che assieme all'empatia potrebbe salvare l'universo, ecco. E la terza cosa che ci tengo a dire, a differenza di Sandra, Sandra ha detto che le piace anche il genere fantasy, no? Io invece sinceramente dico, per esempio, a me non piace per niente, perché il fantasy ha gli eroi, gli dèi, gente incredibile, invece in questo unico romanzo che ho scritto finora, che non è né una biologia né una trilogia, ma è singolo, e i personaggi sono tutti piuttosto perdenti, compreso gli alieni, fanno dei mestieri qualsiasi, anche, diciamo, anche gli alieni. E ci sono persone che hanno dei problemi di vario tipo, sia psicologico, di vari tipi, e questo sia umani che alieni. E ho voluto per forza fare che i protagonisti siano tutte persone, diciamo, assolutamente non vincenti e completamente anti-eroi, e che però hanno la loro bellezza e loro riescono a trasmettere molte cose lo stesso, no? Che cosa vedi per te come futuro dal punto di vista letterario? Dove pensi di andare? Cosa desideri fare? Allora, come futuro letterario, partiamo da questo, io sto seduta e aspetto di venire convocata per il Nobel alla letteratura. E promettendo che, a differenza di Bob Dylan, io andrei anche su un attimo a ricevere. Però, no, ovviamente queste le domande sul futuro mi terrorizzano, d'altra parte gentilmente si è offerto di Vittorio Piccirillo, che è un grande scrittore, si è offerto di farci questa presentazione e voleva la domanda sul futuro, e quindi in qualche modo il brano l'ho scelto un po' perché è un po' indicativo, non vi dice niente, però credo che la realtà sia emozione, ne sono convinta, questo giustifica il fatto che io sia emozionata e che non sappia rispondere molto bene alla domanda sul futuro. E diciamo che di solito io non progetto niente, perché non è che posso dire sto scrivendo altre cose, sto partecipando a delle cose, sto scrivendo qualcosa, però non c'è niente di assolutamente definito. C'è un esperimento che cercheremo di portare avanti, che è una descrittura di un romanzo di fantascienza collettiva, posso dire. Tentiamo di impostare una space opera collettiva, cioè scritta tipo a 10 mani, ecco. Per cui è un esperimento a cui sto partecipando, però di prossimo non c'è niente. Che cosa pensate di lasciare a quelli che verranno attraverso la vostra opera letteraria, ma non solo? Lasciare il risultato di una serie di pensieri sul senso della vita alle persone che poi a loro volta ne fanno quello che vogliono, nel senso, io ho vissuto trovando spunto da cose che ho letto e che mi hanno fatto pensare al senso della vita. Quindi tutti noi in realtà sfruttiamo, utilizziamo quelli che hanno scritto prima di noi, e a questo proposito chiaramente anche parlare fra due persone
si può parlare del senso della vita e tu comunichi direttamente fra due persone, ma anche il libro come oggetto, come cosa, in realtà è un modo di sentire altri che possono anche non esserci più fisicamente, ma che ti dicono, ti trasmettono il loro senso della vita. Quindi leggere è una cosa, secondo me, meravigliosa. E i libri sono vivi e tu hai un rapporto da persona a persona con i libri. Io spero che anche il mio libro possa magari a qualcuno dare uno spunto. Dopo, sapete, ognuno, siamo tutti diversi. Io velocissima dico che a Trieste, nella mia città, ho fatto un'esperienza di gruppo di lettura per cui ci troviamo e leggiamo libri, no? È interessante come ogni persona interpreta in modo diverso e prende cose diverse dallo stesso identico libro, ma in un modo proprio spaventoso, per cui i libri sono proprio vivi. Allora, questo libro può starmi simpaticissimo, oppure mi sta insopportabile, uguale alle persone, no? Questo libro può darmi da pensare, oppure può anche non dirmi niente, cioè è nello scambio tra lettore e libro. Io spero che qualche lettore, ecco, qualcuno mi ha detto che gli è tanto piaciuto e questo mi ha fatto molto piacere. Chiaramente non può piacere a tutti, nessuno ha la pretesa che piaccia a tutti, la fantascienza è un genere un po' particolare, c'è qualcuno che proprio non sopporta di leggere cose che non esistono, ci sono, ogni persona ha le sue, no? Quindi spero di lasciare così un po' di significato che sono lussuosa. Mi ha colpito una cosa che hai detto tu, che ha a che fare con la fantascienza, che è una preclusione contro la quale io vado avanti a fare campagna, perché si sente sempre, ogni volta che si parla di fantascienza, dire: la fantascienza parla di quello che non c'è. Bene, ora io chiedo a voi, prima di lasciarvi la parola, se, come spero, avrete delle domande per le nostre autrici, ma prima di tutto io vi chiedo: dopo quello che abbiamo letto, dopo quello che abbiamo detto, che abbiamo ascoltato, dopo tutta questa discussione, vi sembra che questi due romanzi parlino di qualcosa che non c'è? Io onestamente penso di no.